valli a scoprire, i colli dolci, armoniosi e pettinati dalle rughe vive della terra arata, in equilibrio tra i verdi paesaggi d'incanto e il blu sconfinato del mare. Il 4 febbraio scorso avevano già firmato un protocollo d'intesa per la promozione turistica integrata. Ora i 15 sindaci della vallata del Metauro e del Cesano sono pronti a lanciare un nuovo portale unico dedicato ai turisti che mette assieme tutte le peculiarità dei comuni partecipanti. Ha finalmente preso forma, valli a scoprire, il portale web realizzato da Maggioli Cultura, il quale rappresenta un contenitore innovativo dove i turisti potranno trovare tutte le esperienze legate al territorio, spiegate e presentate nel dettaglio. Uno strumento innovativo che si pone tra gli altri anche l'obiettivo di aumentare la visibilità online delle strutture. La dimostrazione che stiamo facendo sul serio, che è un progetto ambizioso, reale e concreto. Questi sono strumenti veri che servono per coordinare il territorio, per fare marketing territoriale e sviluppo turistico. Penso sia la prima vera volta che ci sia un progetto così strutturato e così organico. Di a scoprire i suggestivi percorsi celati nella natura, destinazioni d'avventura tra fiumi e gole di imprevedibile meraviglia. I 15 comuni insieme, oggi un'immagine unica che è Valli a scoprire, con questo logo fantastico che ci rappresenta tutti, con questo video fantastico che ci rappresenta tutti, e un portale realizzato da Maggioli Cultura dove un turista potrà entrare e troverà esperienze da vivere, eventi a cui partecipare, luoghi di interesse turistico. Fino ad oggi un turista che arrivava nel nostro territorio non sapeva dove recepire le informazioni per poterlo vivere a pieno. Oggi è un portale unico con tutte le informazioni che servono per vivere appieno tutta la nostra vallata. A contribuire alla realizzazione del progetto, sostenuto dalla Regione Marche, anche l'agenzia DMP di Senigallia, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Monbaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montefelcino, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, Sant'Ippolito, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. Sono questi i comuni di cui verranno presentate le proposte più belle tra itinerari ed eccellenti artistiche, architettoniche ed enogastronomiche. Io credo che questa sinergia va a valorizzare le due vallate, la vallata del Metauro e la vallata del Cesano, che non è solo bellezze artistiche o architettoniche, ma sono anche bellezze paesaggistiche e sono una eccellenza enogastronomica che secondo me, tolto l'Oliva Lascolana, non ha confronti con nessuno. Le caratteristiche peculiari sono proprio quelle di consentire agli operatori economici della filiera del turismo per offrire i loro prodotti, i loro servizi. In questo caso la pubblica amministrazione mette a disposizione un portale per poter vendere i propri servizi turistici, i propri prodotti, senza alcuna commissione. Quindi questo credo che in un paese come il nostro, in un territorio come quello fanese delle valli del Metauro e del Cesano, sia anche un'operazione politicamente da sostenere. Valli a scoprire, i racconti popolari e l'animato folklore, le tradizioni custodite e rievocate dalle nostre genti accoglienti. Valli a scoprire, i luoghi di esperienze fra le valli del Metauro e del Cesano.